Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Siamo ora con Alhamaret, ci dà una missione per infiltrarci dentro dei ribelli. Vi dico già che ho già provato questa partita perché sono stato sconfitto più volte dai separatisti Trovian, perché il problema è che hanno un mazzo nero abbastanza sgravio. Nel senso che perfetto. Da quello che ho visto in generale, o vinci perché lui finisce il mazzo, o perdi. È l'unica strategia possibile. Ho anche indagato un po' sui forum e su YouTube vedendo degli altri gameplay in inglese. E ha un mazzo talmente tanto sgravio e ha delle carte per cui può distruggerti tutte le creature senza perdere alcuna delle sue creature. Perché ha tipo mutilare o comunque delle altre carte, degli altri incantesimi che infliggono danni alle creature in base alle paludi che ha in campo. Lui gioca tutto nero, quindi ha un sacco di paludi. E in più ha dei 5-3 molto tosti. Quindi o si vince in modo blu, diciamo, tra virgolette, cioè facendogli finire il mazzo, grazie a questo incantesimo con la tutela della Sfinge che sono riuscito a giocare adesso, per fortuna ce l'avevo già dal primo turno, oppure niente, si perde. Nel senso, bisogna cercare di contenere i danni fino a che lui non perde, non finisce il mazzo. A questo, per questo possono aiutare anche le carte tipo la maga di cui non mi ricordo più il nome, che al costo di tot mana ti fa pescare delle carte. Quando tu peschi delle carte per la questione dell'incantesimo della Sfinge, lui deve scartare delle carte. Tipo adesso. E ne ha scartate 4. Perché 4? Perché ha trovato una terra nel mezzo, se non sbaglio. Ah no, ok, se sono entrambe carte non terra che condividono un colore, e lui è solo nero, quindi sono tutte nere. Se non c'è una terra in mezzo, allora scarta altre due carte. Quindi lui ha scartato queste due, non c'era una terra in mezzo, allora ha scartato altre due e ha trovato una terra, quindi boh. Allora, ok, adesso possiamo giocare Drago Fantasma, che se non altro ci tutelerà un po' contro questi cadaveri ambulanti. Ma il nostro obiettivo, come vi dicevo prima, non è assolutamente quello di portare la sua vita a zero, ma è di portare il suo mazzo a zero. Perché non possiamo assolutamente concludere questa. Ecco. Fortuna che l'ha giocato adesso e quindi ci dà un meno 4. Però, fosse stato un turno dopo, ci seccava il drago. Ma come no? Meno 4. Meno uno per ogni palude che controlli. Controlli 4 paludi. E perché me l'ha seccato? Ah no, perché questo qua quando è oggetto di un incantesimo muore, a prescindere dall'incantesimo. E quindi niente. Non è detto che riusciamo a sopravvivere, perché lui appunto ha molti di questi incantesimi che distruggono completamente il tuo mazzo di creature. Vediamo ora quante ne scarta. 35. Ok, altre 4. Ottimo. Più ne scarta meglio è. Allora io direi che andrei con un Nembo delle Isole. Sì, in modo da potermi parare da uno dei due. Avessi giocato Invertire il Flusso non mi avrebbero fatto danni. Perché sarebbe stato un meno 2-0, quindi non mi avrebbero fatto danni. Però era solo un rimandare il problema alla fin fine. Non so se fosse stato un qualche. Eccala. Eccala. Capite? Capite? Non c'è possibilità di avere una supremazia su di lui con le creature. Quindi, credo che dovrei per forza giocare a invertire il flusso. Per il fatto che altrimenti mi fa un pacco di danni assurdi. Cioè, gliene blo posso bloccare uno, ma mi fa comunque 7 danni e quindi mi. Ah, però questo è un istantaneo. Ok, l'ho bruciato. Perfetto. Sono scemo. Sono scemo, sono un nabbo senza fine. Ecco, il Nembo delle Isole, gliene blocco uno e vabbè. Avrei potuto ricevere 2 danni in meno. No, 4 danni in meno e vabbè, sono stupido.
Ecco, Folla di Ghaul. Credo di aver perso totalmente, perché non ho nessuna creatura in modo, cioè, che mi permetta di fermare quello che lui ha attualmente in campo. E non riuscirò a fargli finire il mazzo prima che lui mi disintegri totalmente. E quindi, boh, qua posso appunto pescare una carta. Proviamo. Vabbè, mi gioco un fantasma cieco, forse riesco a sopravvivere. Toglierei questo, sì. Ok, ha scartato altre carte. L'unico problema è che salta attacco, non ho più niente per giocare il fantasma cieco. E ciò vuol dire che ho perso. Perché gli posso bloccare le sanguisughe, ma niente. Lui mi arriva con 7 pizze in faccia e quindi... È così che si conclude. Boh, ora la riproverei subito per vedere se riusciamo a concluderla. Visto che sono passati comunque 6 minuti, gioca ancora. Per vedere se riusciamo a concluderla questo giro. So ormai la tattica qual è e va solo a fortuna. Nel senso che, boh, poi in giro ho sentito che la campagna di Jace probabilmente era più difficile di tutte. Per il fatto che il mazzo di Jace è troppo vincolato a quello che peschi. È davvero troppo vincolato a quello che peschi. Ok, questo è un gir buono. E da quello che pesca da altri. Cioè, se lui pesca la folla di Ghaul subito, sei fregato. Perché o hai delle creature mostruose, che qua creature mostruose qual è? Il drago. Che appunto se viene focussato da una magia o da una creatura lo devi scartare. E quindi GG, cioè. È un po' un drago di cristallo, ecco. Cioè appena gli fa un piccolo un graffio, boom, da buttare. E quindi la situazione è molto molto complessa. Nel senso che o vinci di tutela della Sfinge o perdi. Non c'è alternativa proprio. E quindi è un reiterare il processo fin tanto che non riesci a concludere brillantemente. Allora, speriamo che ne scarti 4 o di più anche. 4, vabbè, dai, 4 va bene. Giochiamo un'isola e giochiamo uno svuota magia separatista. Che vabbè, non possiamo sfruttare la sua. Togli una creatura e non ci sono creature. E me lo conserverò per parare. Probabilmente andrà sacrificato contro qualcuno, anche perché le più deboli che ha lui sono dei 2-2. Vabbè, ecco, andrà a morire contro una folla di Ghaul. O forse no, perché comunque gioco una terra, quindi scartane 4, dai. O di più anche. 4, vabbè, 4 va bene, dai, mi accontento. Allora, io giocherei adesso un Nembo delle Isole per seccare... No, ma mi basta anche uno svuota magia separatista. Tanto mi secca tutte e due. Con uno svuota magia separatista, boh. Perdo una cosa meno... Ah no, ma glielo faccio tornare in mano. Così rimando di un turno. Devo temporeggiare. Devo temporeggiare tantissimo. Tantissimo. Cercare di allungare la partita il più possibile. Perché lui, tra l'altro, da quello che ho visto con le varie partite che ho fatto, non ha niente per counterare la Sfinge. Quindi, o conclude in fretta, o perde. Però ha le carte che gli permettono di concludere in fretta. E abbiamo visto anche prima. Cioè, in quanti turni avrà chiuso? Cioè, pochissimi. Ah, solo due ne ha scartate sto giro. Allora, vado di Nembo delle Isole, vado di Fantasma Cieco. Vado di Nembo delle Isole. E salto l'attacco. Lui forse non mi attaccherà per il fatto che perderebbe la folla di Ghaul.
E se non attacca meglio per me. Ok, perfetto. Gioca lo scavatombe. Può ripigliare qualcosa che è finita nel cimitero. E gli ho buttato molta roba nel cimitero. Una folla di Gaul, figurati. Ottimo! Cosa vuol dire questo? Che mi distrugge quella. L'unico fatto è che oltre a quello ha anche mutilare, che fa la stessa cosa ma su tutte le creature, da quanto mi ricordo. 27 quante ne perde? 4, ottimo. Ottimo, 23 ne rimangono. Vado di questo. Per fare un po' di... per temporeggiare un po'. Se attacca perdo tutto ma mi difendo. Ma non ha attaccato, credo. Oh, sì. Cos'è che ha preso? Non l'ho visto. Malattia dell'acquitrino, vedete? Un altro Nembo buttato via. Ok, attacca. Io a sto punto... farei che seccargli quello, in modo da non doverci pensare più. Tanto due le perdo comunque. Così sì, subisco due danni. Però almeno quella folla di Gaul non la vedo più. E ne ha tantissime altre, non vi preoccupate. Solo due, porca d'una miseria. Gli mandano ancora 20 carte. Se usassi però questa, pesca una scarta, poi scarta una carta. 6 ne userebbe, quindi 3 e 3, 6. Qui non potrei giocare il fantasma cieco. Però gli farei scartare altre carte. Sì. Ho pescato un'isola, vabbè, dai. Ma, solo due, vabbè. Avessi la maga, quello sarebbe molto più comodo per pescare carte. Ho altre cose che mi fanno pescare carte. Ma non mi stanno venendo quelle carte. Sta andando molto meglio dello scorso giro, perché lo scorso giro aveva giocato le sanguisughe che erano una roba troppo OP. E non è detto che non le giochi. Adesso ritira fuori la folla di Gaul. Se non le sanguisughe. Eccole, eccole, eccole. Ok, ora è solo questione di tempo. Devo cercare di sopravvivere a quelle sanguisughe il prima possibile. Cioè il più tempo possibile. E non ho molto tempo. Isola, fantasma cieco. E posso usare quella. Posso usare questa. E devo usarla. Scarto l'isola, sì. E gli faccio scartare carte. Cribbio, cribbio, sono troppe poche, sono troppe poche. Sono troppe poche, non... Sto giro mi fa 6 danni. Perché io devo sacrificare queste per... Ah, solo 4? E il giro dopo dovrò sacrificare il drago. Sperando che mi restino ancora abbastanza punti vita per sopravvivere al suo attacco successivo. Ottimo, no, non ho possibilità di sopravvivere al suo attacco successivo. No, non ho nessuna possibilità di sopravvivere al suo attacco successivo. Però forse sì. Devo avere molta fortuna. Nel senso che io adesso devo per forza usare questo. Scarto questa, anche se non, tanto quella non mi servirà a niente. E se va 4-4... Cribbio, 2-2. È andata. È andata. È andata.
Avessi giocato il drago non sarebbe cambiato niente, avrei perso lo stesso, perché va troppe creature forti. Ho sperato, e quando mi è uscita la sfinge, se lui avesse dovuto pescare 4 carte per ognuna delle due sfingi, avrebbe perso. Ma non è andata così. Bene. Credo che caricherò comunque questo video per farvi vedere un attimo qual è la situazione di questo avversario e appena riuscirò a sconfiggerlo vi caricherò il video della sconfitta, forse doppiato, perché davvero mi ci dovrò mettere davvero parecchio e boh, ci vedremo quando riuscirò. Boh, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto, io vi saluto e auguro una buona giornata a tutti. Ciao!